Ciao ragazze, allora finalmente sono qui a registrarvi il video sui prodotti finiti. Mi sono resa conto che il mio bagno era davvero uno schifo per tutta la roba accumulata in questi ultimi periodi, perché non vi so dire da quanto tempo, insomma, mi pare più di un mesetto, di tutti, insomma, i prodotti che ho terminato. Inizio subito perché sono davvero tantissime cose. Oh, mi sono portata anche la busta dove buttare, insomma, il tutto, perché davvero la vaschetta di Sephora questa volta straborda. Vi vorrei far vedere se riesco. Eccola qui. C'è qualcosa di indecente, davvero. Eccomi. Allora, ho terminato questo profumo della Flormar che ho comprato il mio primo anno di Cosmo. Però lo pagai pochissimo, intorno ai 9-10 euro, ed è davvero buono. Quando lo indossavo, tutti quanti mi facevano i complimenti sul profumo. È tipo pescato, sa di pesca, è davvero molto bello. Ed è il Flormar So Chic Eau de Toilette. Era di 60 ml, e mi ci sono trovata davvero bene perché persisteva moltissimo e mi hanno fatto davvero tanti 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 complimenti. Infatti, se lo ritrovo in fiera ad un buon prezzo, me lo ricompro perché non è male ed è anche carino la confezione. Prima le conservavo le boccettine, però sinceramente la mia stanzetta adesso è piccolina, non mi permette di conservarmi tutti sti cosi, quindi lo cestiniamo. Poi un'altra acqua di profumo che ho terminato, che vi ho detto che la volevo finire, è questa qui dell'HQ, l'Amore Muschio. È un'acqua di profumo idratante e l'ho terminata, mi ci sono trovata abbastanza bene, diciamo, l'ho utilizzata moltissimo in estate perché io le acque di profumo solitamente le utilizzo in estate, quindi niente, l'ho terminata perché ce n'era davvero pochissimo dentro e la buttiamo. Poi ho terminato, allora per adesso vi faccio vedere, tre confezioni, due confezioni di Laurella, le mie solite salvettine struccanti da 80 centesimi che trovo dai cinesi, e sono le solite, lo sapete, insomma, quindi due di queste. Poi ho terminato queste salvettine intime della Sensure. Le utilizzo un po' per tutto, sia per le mani che per varie cose, per igienizzare qualcosa. Quando sono in offerta questa tipologia di prodotto, tipo 1 euro, prendo e le compro. Infatti ho finito anche queste qui di Fria, pagate sempre 1 euro, quindi due confezioni di queste qui, una da 72 pezzi e l'altra da 50, questa qua della Sensure. Poi ho terminato un'altra confezione di salviettine struccanti, queste qui le Free Utility, che solitamente compro quando stanno in saldo in offerta da Acqua e Sapone e mi ci trovo davvero bene. Queste qui era la scorta che avevo fatto quando costavano 75 centesimi da Acqua e Sapone. Poi, come bagnoschiuma ho terminato questo qui della Netro Roberts ed è della nuova linea BioLife ed è all'aloe e mandorla. Ha un odore paradisiaco, costa 2,99 € per 500 ml di prodotto, quindi davvero, davvero tantissimo. Ve lo straconsiglio perché per le ragazze che soffrono di pelle secca come la mia è davvero indicato perché c'è all'interno sia l'aloe che le mandorle dolci che tende a nutrire la pelle, quindi straconsigliato. L'inci sinceramente non me ne intendo, sta scritto piccolissimo, non so neanche se ve lo metterà mai a fuoco. No, comunque questo è l'inci. Ed è la linea bio della Neutro Roberts. Poi, sempre come bagnoschiuma, ho terminato questo qui oddio santo, Lunga Vita Natural Product ed è Notti Veneziane Armonie d'Italia come marca. Questo qua, se non sbaglio, mamma, l'ho preso dall'erboristeria, non mi vorrei sbagliare. Comunque, è un bagnoschiuma un po' particolare perché è molto forte e persistente l'odore, quindi deve piacere. È davvero uno di quelle profumazioni decise. Infatti, vi dura anche dopo la doccia. È davvero molto, molto buono
come bagnoschiuma perché io non lo so, è un odore molto sexy, molto sensuale, mi piaceva tantissimo. E se non erro, mia mamma l'ha comprato dall'erboristeria per 3-4 euro, una roba del genere, di questa marca qui, Lunga Vita Natural Pro, bottega di Lunga Vita, scusate, non l'avevo letto, questa marca qui. Era 200 ml di prodotto e mi ci sono trovata bene. Ovviamente non era un bagnoschiuma idratante, non serviva a niente se non, diciamo, a dare questo odore molto particolare alla pelle. Infatti andavo sempre ad applicare un olio di mandorle o una crema idratante per il corpo perché comunque seccava molto la mia pelle. E l'ho terminato. Poi ho terminato il Dove Sensitive. Con i deodoranti della Dove mi ci trovo bene, però questo qui non mi è piaciuto. L'odore non è niente di che, quindi sì, l'ho finito, ma preferisco altri deodoranti della Dove che hanno un odore migliore. Questo qui è 48 ore 0% alcol, però non è che mi è piaciuto, vi ripeto, per l'odore che ha. Buttiamo. Poi ho terminato la crema della Yves Rocher che vi ho fatto vedere in qualche video recente. E niente, l'ho terminata, mi ci sono trovata bene. Sicuramente, se avrò bisogno di una crema idratante, comprerò di nuovo lei perché davvero mi ci sono trovata bene. Adesso sto provando il burro Corpo della Bottega Verde al karité ed è buonissimo, davvero. Quindi è una dura lotta tra le due. Questa qui ha una consistenza un po' più liquida, quello lì è proprio tipo burro, tipo pongo, sembra. È molto strana la consistenza, però mi ci sto trovando davvero bene. Questa qui vi consiglio di provarla perché ha la pelle secca, perché davvero ha una profumazione delicata e rende la pelle morbida morbida, molto molto buona e costa tipo intorno ai 4-5 euro se non erro, da Yves Rocher. Poi se avete gli sconti la pagate anche meno. Poi ho terminato sempre della Yves Rocher questo balsamo, protezione e luminosità senza silicone della linea Biancospino. C'ho anche lo shampoo. Questo qui l'hanno utilizzato anche mia mamma e mia sorella perché hanno i capelli colorati, quindi l'abbiamo terminato. Era 150 ml di prodotto e ci siamo trovate abbastanza bene. Costano 3 euro e qualcosa, quindi davvero pochissimo per un prodotto, diciamo, naturale, perché io poi non ne capisco. Sempre se mi mette a fuoco. Linci, però mi sa di no. Questo qui è l'Inci. E niente, abbiamo terminato anche questo qui e ci è piaciuto abbastanza. C'è rimasto da utilizzare il bagnoschiuma. Poi ho dovuto buttare questo prodotto qui della Mua perché puzza. Ed è il Mosaic Blush, l'English Rose Shade 3. Davvero ha fatto un puzzo assurdo. È perché comunque con questo packaging qua, perché io comprai il refill in fiera, perché me lo vendevano a 50 centesimi ed era rimasto poco dalla Mua. Comunque avendo questo packaging così, pur essendo un prodotto in polvere, si è rovinato e emane un puzzo terrificante, quindi l'ho buttato sinceramente. Ho 50.000 blush, poi questo qui non mi è mai piaciuto, purtroppo non è che scriveva granché, lo butto semplicemente perché puzza. E lo utilizzavo ben poco, sinceramente. Davvero. Mamma mia, mamma mia. Inutilizzabile. Un puzzo assurdo. Poi ho terminato questo fondo dell'Axea, anche se non sembra, ma l'ho terminato. E mi ci sono trovata abbastanza bene con questo fondo qui. Questo qui mi è stato inviato proprio dall'Axea Beauty. E l'unica pecca, insomma, che ho riscontrato in questo fondo è che puzza un pochettino, dà un po' fastidio proprio questo odore tipo di spirito. Però devo dire la verità, non mi ci sono trovata male. E non lo ricomprerei perché ci sono in commercio fondi migliori, però davvero non mi ci sono trovata male. L'effetto matte lo dà perché questo qui è indicato per le ragazze che hanno la pelle mista o grassa e con imperfezioni,
Però davvero non è malvagio come fondo, quindi se lo volete provare, soprattutto le ragazze che hanno questa tipologia di pelle, io ve lo consiglio. È 30 ml di prodotto, il mio era nella tonalità Honey Look 213, che non si vedrà mai. Comunque è questo qui. Poi ho finito finalmente questo cesso di fondotinta, davvero lo schifo con tutta me stessa. Ed era un fondotinta di Avon della linea Color Trend che comprai in offerta a 2,50 euro, se non erro. Ma davvero è orribile. È brutto, brutto, brutto. Ha una scadenza di 24 mesi. Il colore è natural. Ma è molto molto grassoso, oleoso, fa l'effetto maschera sul viso ed è pesante, davvero pesante. Sembra che vi siete andati a schiaffare 50.000 prodotti sul viso quando indossate soltanto magari la crema idratante, il fondotinta e la cipria, cioè una base normale. Davvero pessimo, 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 non lo ricomprerò mai più. Finalmente l'ho finito. Poi mia madre, perché io poi tutti i miei scarti se li prende lei, povera Crista, ha terminato questi due mascara. Io non mi ci sono trovata bene, li ho dati a lei. E sono lo Scandalize di Rimmel, che è scandaloso per quanto mi faceva schifo. Però mia mamma ha detto: no, è buono, ma mia mamma non fa testo perché mia mamma quello che ci do si mette. Cioè, non è per dirvi, se a me non piace tanto un prodotto, per non, diciamo, buttarlo, lasciarlo ammuffire là dentro, prendolo da mia madre, perché tanto mia mamma prende, mette, fa, se ne fotte proprio. E anche questo, lo Snow Time di New York Color, faceva letteralmente schifo. E insomma, mia mamma l'ha terminato. E insomma, ho terminato questi due mascara qui. Poi un mascara che butto perché sin da quando l'ho comprato e ho notato che era veramente uno schifo, è questo schifo qui della Kiko, ovvero il mascara Super Color Mascara, che Super Color non ha una beata minchia, ed è lo 02 non ha un nome, questo qui blu elettrico, ma davvero uno schifo. Qualcosa di schifoso, orrendo, orrendo, orrendo. Non lo comprate mai. Io l'ho comprato fortunatamente quando stavo in offerta tutti i tipi di mascara, eccetera, eccetera. Però mi sono pentita amaramente di questo acquisto, che è qualcosa di schifoso. L'ho utilizzato 2 o 3 volte e le mie ciglia stavano così, non si potevano muovere e non colorava un caspita davvero. Era come non aver messo il mascara, non dava nessun effetto, non dava nessun colore, mi aveva soltanto rattreppito le mie ciglia che sembravano stavano così ferme, immobili, tipo di carta, mi facevano senso. E quindi niente, lo butto perché mi fa troppo troppo schifo, non neanche per un progetto smaltimento prodotti e neanche per uno scambio lo consiglio a qualcuno perché non voglio inguaiare la gente, insomma. Poi ho terminato questo profumino qui di Playboy, che non mi ricordo neanche il nome. Comunque era quello lì rosa. Molto molto carino, non è che persisteva più di tanto, però l'ho terminato. E per finire ho terminato anche questo campioncino qui della Vichy, il Norbaderm. Praticamente è una crema, un trattamento idratante anti-imperfezione globale perché tenevo delle imperfezioni, un pochettino qualche brufoletto e l'ho fatto questo trattamento qui. Ce n'era abbastanza, quindi l'ho utilizzato per più giorni e devo dire che mi ha attenuato le imperfezioni. Ho altri campioncini poi sempre di questo prodotto da poter testare meglio, però per ora, come prima impressione, più che positiva. E niente ragazze, mi pare sì di aver terminato. Io vi mando un bacio forte, fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti finiti, se c'è un prodotto cesso che anche voi che avete terminato contente o qualche prodotto che avete buttato, schifate come me. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!